ragazze, come state? Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video. Vi sto per proporre una ricetta flash, ma proprio una roba velocissima. Si avvicini il cameraman di nome Simone, eccomi, che è mio marito. Allora, parliamo di torta salata con patate e brustel. Devo dirigere io il suo braccio, sennò qua è lunga. Puoi mollarlo adesso. Torta salata con patate e brustel, ricetta semplicissima. E uno dice, perché hai fatto la ricetta così? Per passare del tempo insieme, no? Allora, ho pelato le patate, ho preso 3 patate grosse, le ho pelate, le ho lavate, vabbè, e poi le ho tagliate, ho messo l'olio e l'origano, il sale lo metto dopo. Quindi queste adesso le muovo un po', di modo che l'olio si vada a spargere su tutte le patate, e poi le sbatto in forno per 10 minuti, un quarto d'ora. Stiamo attenti a non bruciarle. Allora, aspetta che le sistemo. Se vuoi ti puoi avvicinare, scusa, se vuoi ti puoi avvicinare. Ho le mani pulite, non penso di doverlo dire. Meno male, va. Meno male, perché di questi tempi. Ma voi ci pensate, amici e amiche che mi ascoltate, che quando andate al ristorante non saprete mai, non cosa saprete, accade non dietro sappiamo, quella porta? Perché anch'io sono andata al ristorante. Non sappiamo se chi tocca le cose che mangeremo ha le mani pulite o si è appena grattato i gioielli di famiglia. Non lo sapremo mai. Io sono certa, Simone è testimone, che le mani le ho lavate. Per cui ho sistemato così allora le patate. Un attimo che lo asciugo. Le sbatto in forno. Le sbatto a 250 gradi 10 minuti a metà. Forno. Il forno acceso. Forno acceso. Andiamo a sistemarle qua. Ripiano 3. È già incandescente, per cui va molto bene. Bene. Ok. E sono 10 minuti. Poi, dopo, quando le patate le esco dal forno, attenzione, andiamo a comporre la torta salata. Vi faccio già che dire gli ingredienti. Vieni, venga. Allora, pasta sfoglia. Non devo fare pubblicità perché nessuno mi sponsorizza, purtroppo, in questo canale magro magro. Non importa, io ho preso la sfoglia rotonda Buitoni perché in questo momento sto adoperando una alimentazione senza glutine. Mi piace questa senza glutine, mi piace per un motivo: è croccante. Però ho bisogno. C'è Paghi che fa il ruffiano, non capisco. Al delfino, che fai? No, perché Paghi ama la torta salata. Allora, esiste anche la brisée senza glutine ed è buona, ma è più buona la sfoglia. Mentre invece, se parliamo di glutine, con glutine, io sono fan, sono team pasta brisée. Tu? Io brisée. Vedi? Allora, con glutine team pasta brisée, senza glutine è più buona la sfoglia perché rimane croccante. Ma comunque dopo andiamo a comporre. Ho preso la Buitoni perché mi sembra l'unica che la faccia senza glutine. Se avete dei suggerimenti, mi raccomando, scrivetemi sempre nei commenti perché io prendo nota di tutto, ma lo sapete. Poi, l'abbiamo detto prima, patate, olio, origano. Perché a noi piacciono queste spezie. Se a voi piace la paprika, mettete anche la paprika. Sono io che dico, essendo würstel e patate, würstel e paprika, bah! Non mi sembra una grande combo, però ognuno fa quello che vuole in casa sua, giusto? Certo, fai solo attenzione a muoverti perché qui Valeria Marini si è spiaggiata. C'è magari chi preferisce nelle patate, che ne so, l'aglio e rosmarino, benissimo. Bellissimo. Chi preferisce i chiodi di garofano? Sulle patate non ho mai sentito, però ognuno fa quel che vuole. Poi, uova, ovviamente. Quante ne metto? 3. Tanto dopo vedrete tutto. Poi, würstel. Io ho preso questi qui, Buber di pollo, perché sono senza glutine, senza lattosio, senza glutammato, senza polifosfati. Tanto senza würstel. Tanto comunque c'è sempre merda dentro il würstel. Uno dice, Silvia, ma come sei volgare? Non è che sono volgare, la mortazza e i würstel sono gli scarti, ragazzi. Però? Però sono buoni. Le cose più buone del mondo, chiaro. Mio marito invece, genio, gli ho detto, prendimi dei würstel senza lattosio e mi porta i Buber con ripieno di formaggio. Un applauso a mio marito. Quindi sono dovuta uscire io e andarmi a comprare i Buber col pollo. Va benissimo lo stesso, va bene. Poi, come formaggio, siccome appunto sto adottando questa alimentazione senza lattosio, potete comprare o il formaggio
vegano, che non è formaggio, ma è un prodotto a base di olio di cocco. Io l'ho utilizzato diverse volte, non è cattivo. Non bisogna chiamarlo formaggio. Questo continua a fare ruffiano. Boh. Non bisogna chiamarlo formaggio. È un prodotto, adesso non mi viene neanche in mente il marchio, forse Vega Life. Comunque è un formaggio in tipo, sembra un tipo fiammiferi, guarda come ascolta, tipo fiammiferi di mozzarella, eccolo, tipo fiammiferi, e non è male, però non è formaggio, è tutta un'altra roba. Siccome io oggi voglio fare la persona seria, ho deciso di usare un formaggio senza lattosio, vale a dire il, questo è già aperto, parmigiano reggiano, stavo per dire grana, no, questo è parmigiano reggiano stagionato oltre i 40 mesi, per cui il lattosio proprio non l'ha proprio più visto, ma manco in cartolina. Volevo provare il 60 mesi, ma è un po' caro, quindi lasciamo stare. Andiamo sul 40 mesi. Questi sono gli ingredienti, cioè non so se avete visto la povertà di questa ricetta, cioè patate, origano, olio, vabbè, pasta sfoglia, würstel, uova, grana o parmigiano. Vedete voi, se nessuno di voi ha problemi di lattosio, ci mettesse una buona fontina. Ah no, ma la fontina è senza lattosio. E anche la Gorgo. Vedete voi, fontina e Gorgo ci stanno da Dio. Quindi questa è la ricetta per gli intolleranti, credo. No, perché se c'è qualcuno allergico alle uova, questa è la fine. Va bene, niente. Io adesso, mentre aspetto che i patin si cuociano in the forno, vi saluto e riprendiamo tra poco. Così componiamo la torta. Anche. Allora, ho pensato che mentre le patate si cuociono, io la pasta sfoglia la posso anche cioè, mettere. Cioè, sono passati 30 secondi. 30 secondi, okay. Scusate. La posso anche mettere nella teglia. Non è che c'è qualcuno che me lo vieti, giusto? No, assolutamente. No, infatti. Prendete una teglia circolare, ma è ovvio. Adesso rotoliamo. La bucherelliamo. Perché bucarla? Cosa serve? Per chi non lo sa. Per non far sì che si gonfi, io credo. Per non far sì che si gonfi o perché non rimanga crudo. Non lo so, comunque ho sempre visto bucarla, la buco. Credo che sia per evitare che si gonfi. Perché le volte in cui mi sono dimenticata, è capitato... Stai inquadrando il giusto o no? Sì, sto guardando, sto inquadrando i buchetti. Le volte che mi sono dimenticata di bucarla, effettivamente poi la vedevi in forno che stava per esplodere. Cosa vuoi te? Questo è un amante della torta salata, il mio gatto, il nostro gatto. Allora, questa è una ricetta, ma così semplice che viene anche da dire... Vabbè Silvia, perché hai fatto la ricetta? Ma in realtà l'ho fatta semplicemente per stare in compagnia, ma poi anche per darvi un'idea. Uno dice, ma la sapevo già fare. Vabbè, insomma, non andiamo a cercare per un luogo. Oggi va così, no? Domani? Domani, non lo so, vedete voi. Domani è domenica. Appunto. Quel che voglio dire, io ci metto queste le patate perché secondo me sono una gran porcata. È ok? Però ognuno ci può mettere quello che vuole, può aggiungere magari le zucchine, può aggiungere magari della frutta secca, delle noci. Noi l'abbiamo fatto diverse volte, vero? Le noci secondo me stanno bene con tutto. A me piacciono molto. Anche a me. Sono la mia frutta secca preferita. No, non è vero. Anzi, sì. Noci, noci pecan... La bucherello proprio in maniera precisa, perché sono ascendente vergine, mica così solo sulla carta. Mamma mia. Cioè, se fosse una bambola voodoo, buonanotte. Sarebbe già pronto soccorso adesso. Pronto soccorso, sarebbe morta, direi. Perché ho avuto questo pensiero? Boh. Vabbè, bello. Guardi intanto solo le pastate. Le pastate. Le pastate. Vediamo un po'. Beh. Sono ancora crude. No, si stanno dorando. Sì? Sì, davvero? Sì, è vero. Sì, è vero. Torniamo qui. Allora, Buster, quanti ne mettiamo? Io di solito ne metto due, però vediamo. Non bisogna neanche essere pirchi in cucina, giusto? No, mai. Poi con mio marito che mangia come un porco. Che
Bella immagine di te. Hai una reputazione veramente rovinata così nel canale della propria moglie, eh? Vabbè, oh. Ognuno il suo. Ah, sì. Lui dice, perché sciacqui Würstel? Non lo so, ragazzi. Noi, a volte, noi persone umane, mettiamo in pratica delle cose che abbiamo visto fare. Dalle nonne. Sono cose giuste? Non credo, cioè credo che siano cose così. Io pure l'ho sempre visto fare a mia nonna e a mia madre lavare Würstel e lo faccio, ma perché? Non così, ha senso. Che è automatico. Quindi qualcuno non mi dica, ma lo so che è una cagata, lo so. Però è più forte di me. Allora, vediamo come li tagli. Li taglio in quattro, te che dici? Non a rondelle. No. No, li taglio in quattro così. Ma che precisione. Precisione che non esiste. Che non esiste o che tu non hai? Che non esiste nella mia persona, io non sono precisa, sono precisa nel senso di rompicoglioni con gli altri perché sono ascendente vergine e ci tengo a dirlo. Sì. Queste si stanno già facendo, è meglio che le abbasso un po'. Vai. Però, minchia. Che c'è? E niente, mi è arrivato il vapore tutto negli occhi. È un qualcosa di eccezionale, no? Come si sono già dorate. Diciamo che ho messo 7 metri di carta forma, magari un po' meno era meglio. Beh, torniamo ai Würstel. Quindi li dispongo così. Sì. Telefono. Me lo porti? No, me lo vado a prendere. Vabbè. Possiamo anche lasciarlo suonare. Allora, io li dispongo così. Tu cosa ne pensi? Ma che la geometria ci sta in cucina. Vederla così va bene. Sì, intrattieni un attimo il pubblico che risponde al telefono. Perché mi lasci sempre questi compiti? Vabbè, comunque, vediamo qua questa... Sto facendo una ricerca questa disposizione. Ecco. Ci sentiamo dopo, ti chiamo dopo, ciao, ciao ciao, era mia zia. Ho intrattenuto il pubblico, sì, dicendo vediamo che abbiamo fatto questa disposizione, no, ho detto solo quello. Ok, è andata bene allora. Sì, adesso allora, usiamo questo... Adesso vado col pezzo di parmigiano. Sì. Ci vado proprio... A voi come piace il parmigiano, bello stagionato, meno stagionato? Allora, rispondo io, a me piace meno stagionato. Meno stagionato. E tu dici, ma allora perché hai preso 40 mesi? Perché senza lattosio. Però se devo scegliere mi piace di più quello tipo i biraghini. Ecco. Anche a me piace meno stagionato, ma diciamo che ogni tanto sentirlo allora, un qua po' nei più... buchi metto il grano. Sentirlo ogni tanto un po' più... È un po' più forte. Sì, è più forte. Non fa male. Oh, no, non fa male, come direbbe Rocky. È vero? E Rocky che dice non fa male, o è l'allenatore che è l'allenatore dice. Poi Rocky lo per caricarsi dice non fa male, non fa male, e quindi quando mangi il grano devi fare così, dire non fa male, non fa. Lo sto sbriciolando qua nei buchi, i buchi degli asterischi. Sì stiamo vedendo. Ah, state vedendo bene, guarda le patate intanto. Sono come prima, non è che si sono moltiplicate. No, ma non dovevano moltiplicarsi in numero, dovevano... Sì, lo so. Madonna, mio marito quanto è simpatico. A volte mi rendo conto che mio marito è veramente di una simpatia... Esagerata. Disarmante. Sì, sconvolgente. Sì. E chi più ne ha? Anche ubriacante. Poi? Basta. Sono stata generosa, devo dire. Ne ho messo una quintalata, ma vabbè, stasera ma sì, va bene così. Si mangia altro, si mangiano proteine. A parte che queste sono proteine. C'è già proteine qua. Sono già chili di proteine. Ok. Stanno bene? Sì, stanno bene. A casa tutti bene. Beh. Nel forno pure. Ok. Sto buttando così a caso, perché voglio che diventi simmetrico, capite?
Ah, è un po' quella. Sì, un po' quella cosa che quando uno dice c'è Quella, quest'angolo fuori, allora lo mangio. quella linea che ci perseguita quando, per esempio, tagliamo il grana al parmigiano così, o quando tagliamo anche il panettone, Sì, mi sembra, giusto? sì, sì. Cioè, devono essere perfette le linee, se no bisogna continuare a correggere ovviamente Tagli mangiando. la fetta, la vedi storta, allora poi vai a livellare quella parte in avanzo e te la mangi. Assolutamente. Ma secondo te un altro brustolo lo devo mettere? Chiedo. O con le patate andiamo Secondo già a me caricare? andiamo già a caricare, Andiamo già a poi l'hai caricare, ok. Cominciamo a buttare le già fatta monete. altre volte così, era già venuta Sì, carica. la faccio sempre così, caro. Caro. Ok. Ok, aspettiamo che le patate si cucinino e Sì? poi ritorniamo qui. Non c'è nient'altro credo che posso fare, perché una volta uscite le patate le sbatto proprio sopra così di violenza. Ok, allora stacco e ci si vede dopo. Bene, a dopo. Eccoci. Eccoci, direi che le patate sono pronte. Chiudi, così Sì? rimane caldo per dopo. Sì? Sono pronte. Vediamo. Vedete, non sono completamente arrostite, ma tanto andranno di nuovo in forno all'interno della torta salata, di conseguenza Sono dorate, diciamo così. A noi piacciono così. a noi piacciono così. Allora, mentre, siccome non voglio morire, Vogliamo assaggiarne una no, facendo una no, tragedia in no, diretta? No. no, no, Se io mi ustiono, no, no. no, No. dicevo, No. se no è no, dicevo, siccome devono un attimo Sì. raffreddarsi, Sì. le lascio lì. Va bene. Sbatto le 3 uova in un piatto. Va bene. Panchi a prova. Panchia prude. È una torta salata panchia prude. Terzo uovo. Ok. Adesso sbattiamo le uova. Sì. Con calma. I gusci ne facciamo qualcosa? Se avete Vogliamo. degli uccellini, magari gli uccellini, i gusci d'uova li mangiano. Veramente? Mio cugino che Sì? No, non lo so, ha un sto chiedendo. allevamento di uccellini, non hai visto che gli porta sempre gusci d'uova? Perché dice che per gli uccelli sono ricchi di calcio. Poi io non lo so se questi però sono trattati perché hanno la scritta della scadenza. Non lo sapevo, sono proprio ignorante. Anch'io. Io ho visto quando siamo andati a casa loro che lui gli dà gli usci delle uova, però non so se prima di darglieli le lava bene, che ne so, boh. Ah, Però so ok. che gli uccellini le mangiano. Allora, se qualcuno ha delle curiosità in più su questo aspetto, ce lo faccia sapere. No, se hanno Se delle chi ha. curiosità e me le chiedono a me, No, sbagliano. no, Se dico, se ha avete delle curiosità o info. informazioni da dirci, ce le dica. Ce le dicete, ce le dite, ce le Fate per me vedere. spiattellate utilizzando tutti i verbi sbagliati della lingua italiana. Secondo me qualcuno Ok. Secondo me qualcuno sa. chiama Sì. uccellini, volati, così ci sono tra. Siccome Eccole. prima parlavo di noci, mi sono accorta che le noci in casa le ho. Allora perché non metterle? Infatti, perché? Non darle a mio marito? Sono troppe, eh? Perché non spezzettarle e metterle insieme? No? Quelle che sto mangiando. No, quelle che stai mangiando tienile pure in bocca dove erano. No, sto aspettando che le patate si raffreddino un po' perché non voglio ustionarmi le mani. No? C'è la bocca piena. Non te ne vergogni neanche. Eh? Vabbè, ciao, Tanto come potete vedere qua abbiamo qualcosa di pronto per. pronto per cosa? Ah, gli incarti. Sì, ragazzi, devo registrare il video delle porcate o dei prodotti alimentari consigliati. Questo E in po' quell'angolo di roba. c'è una parte. Boh, direi che ci siamo. Vediamo. Io vado a Beh. sistemare le patate. Vai. Vado? Vai, vai. Non Ma puoi evitare di mangiare le cose? buone. Ma non puoi. Ma non Non sono. sono roventi. Ah no, allora sì, vado liscia come l'olio allora. Infatti, mi sono sacrificato per la giusta causa. Sì, giusto.
Mio marito è un mito, ragazzi. Sì. Come si? Te lo dici da solo? Attenzione. O di umiltà. Umiltà. Sono umile, lo sai. Sì. E se no non ti sposavo. L'umiltà è una caratteristica dell'essere umano rara, ma io la ricerco. Ma potrei metterle anche tutte, eh? Viene una torta salata con tutti... Con tutti i pezzi di patata. Perché ho detto con tutti, non so cosa voglia dire. Infatti anche io dicevo, cosa deve dire? Non lo so. Con tutti i pezzi di patata. Ecco. Se ne esce così. Oh. Quelle che rimangono attaccate, sapete, no? Che potete darle a vostro marito. Ragazzi e ragazze. Sì. Vostro marito o vostra moglie. Vostra moglie anche. Ci mancherebbe. La vostra... anima gemella, diciamo. Sì, vai, vai. Tutte le sta finendo, vai, vai. Qui è una gara chi le prende per primo. Guarda questa che si è attaccata. Anche queste. Aspetta che mi asciugo un po' le mani con uno scotex. Aspetta. Top. Grazie, mamma. Sono sparite tutte qua, guarda. Tre patate, proprio come consumarle in un secondo. Voilà! Ok, fatto. Abbiamo sistemato le patate sopra, Würstel, bene. Tutto il resto. Ok. E andiamo a portarci sopra le uova. L'uovo. Le uova. Abbiamo detto tre uova, giusto? Abbiamo detto tre, poi non so se avete una teglia più grande e la pasta sfoglia rimane un po' più aperta. Questa è piuttosto piccola, ma ne avevo una più grande, in effetti. Se avete una teglia più grande e la torta rimane più ampia come diametro, sì, del cerchio, allora a questo punto, non so, mettete quattro uova, mettete altri ingredienti. Ovvio che se metti più ingredienti devi mettere anche più uova per comprenderli, per amalgamare, sì, tu. Poi non so, ci sono tante persone che fanno le torte salate, mi è uscito male. Sì. Torte salate amalgamando poi con la ricotta, però io c'ho sempre il problema che appunto non posso mangiare il lattosio, ma al di là del lattosio a me la ricotta è proprio un formaggio che non mi ha mai stuzzicato, non mi ha mai detto proprio niente, e allora lo lascio dov'è. Ok. Cerco di coprire tutto. Sì, di coprire il tutto. Allora, una volta quando facevo le torte salate io, mettevo sempre qui nel ripieno del cornicione, mettevo i Baby Bell. Non so se vi ricordate quei formaggini. E come facciamo a non dimenticarceli i Baby Bell? A dimenticare, madonna, non so parlare. Non ce la faccio più. No, aiuto. Solo che adesso appunto per sto coso qua del lattosio, vado un po' a pressare, eh? Sì. Cosa vuoi te? Panky, okay. non c'è prosciutto cotto qui. Panky. Lui pensa che c'è il prosciutto, perché Panky è fan del prosciutto cotto, giustamente. No. Panky è fan di molte cose, anche dei Würstel, veramente. Guarda. Cosa vuoi? Cosa c'hai? Ha le voglie. Ritaglio la... L'eccesso. Sì. Adesso in forno per... In forno direi alza 200 gradi, please. Mai 200 gradi. Sì. Poi piglio la griglia. Sì. Lo sbatto sopra. Sì. Se vuoi aprirlo. Io sempre il terzo ripiano la metto. Anzi, la metto prima al quinto, va? Perché okay, voglio che si cucini bene sotto. Ok. Perché il problema delle torte salate, ragazzi e ragazze, è un problema comune in questa società del 2021, è che la torta salata c'è sempre il problema del fondo, che potrebbe non cucinarsi totalmente. Ve lo farò sapere dopo, perché comunque c'è anche un dopo di questo video. Ok. Niente, io la lascio qui per un quarto d'ora, diciamo all'1:10 la faccio uscire, ma facciamo anche 250 gradi. Vedete voi, io non riesco a dare consigli sul forno. Adesso l'ho messa sotto per far cucinare bene il sotto, ma dopo vado cambiando. Ogni 5 minuti cambio. Scusa, come fai? Scusa. Okay. Potrebbe essere un nuovo balletto. Ok. Ci vediamo dopo. Ok, stoppo. Ciao. In pausa o poi... Pausa. Pausa, perché poi facciamo vedere come è uscita. Pausa. Va bene, allora frappè. Ciao. Ta-da! Sì.
Siamo pronti? Presine. Fai paura con queste... Presine dell'IKEA. La donna con le chele al posto delle navi. Zoidberg. Poverina, è una patologia. C'è stata tutta una polemica. Dovrebbe essere pronta. Te che dici? Beh, non lo so, direi sarà che pronta? Secondo me sì. È ultra pronta. Sì. Proviamo a tagliarla. Direi voti alti qua, Aspetta, voti alti. Facciamo vedere sì. bene. Sì, sì. Guarda che roba. Guardate che roba. Che dite, è cotta? Io provo a tagliarla. Provo, eh. Sentiamo il rumore? Beh, direi che... Ma dal rumore lo capisci se è cotta o meno te? Sta scrocchiando, quindi vuol dire che si è ben cucinata. Dici? Sì. 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 Sai quelle persone? Sì. Sì. Guarda, lascia stare. Lascia stare. Ma io la metterei ancora 5 secondi. 5 secondi? 5 secondi, sì. Va bene. La metterei ovviamente sempre sul fondo, perché il fondo purtroppo è sempre crudo, quindi stai lì, zoccolo di una torta salata. Ah, sta cattiveria. Sta cattiveria verso la torta salata. Si capisce. Che mi ha fatto? Niente, non mi ha fatto niente. È solo il problema che rimangono sempre crudi i fondi delle torte salate. È una lotta che non finirà mai. Allora, facciamo un appello, care buitoni, cari buitoni, tutti voi quanti. Che fate le torte salate, per che cazzo di motivo il fondo rimane sempre crudo? L'ho caricato troppo? Non mi sembra. Allora, scusate, se nasce pasta sfoglia nasce perché qualcosa va messo sopra. Lo devo caricare, sennò che mi mangio la pasta sfoglia così asciutta. Mangiati una fetta biscottata. Appunto. Quindi ora ci sediamo. Sì. E attendiamo 5 minuti. Va bene. Quindi, guarda Punky. Guardate Punky che aspetta impaziente l'arrivo della torta salata sul tavolo. È vero, amore? Eh? Non risponde. Ci vediamo tra 5 minuti. Per voi, niente. Bene, io la sforno. E chi si è visto, si è visto. Secondo me è cotta, poi al massimo la mangiamo cruda, moriamo e non vedrete mai questo video. Può anche essere. Allora, questa è la torta salata, la mettiamo in un piatto. Sì. L'avevo già tagliata a fette, quindi... Una fetta, devo dire che una fetta di questa è molto ricca, bisogna dire la verità. Si vede. Ok, l'assaggio non lo facciamo adesso, mi puoi inquadrare perché ho deciso di fare il mukbang e quindi l'assaggio lo vedrete nel mukbang, video che pubblicherò dopo di questo. Intelligente, insomma. Io alzo le mani. Io alzo le mani e dici contro me stesso. Mamma mia, congratulati con te stesso. Madonna mia, che aria che arriva di qua. Quindi ci vediamo nel mukbang, spero di esservi stata. Aspetta. Di esservi stata utile, okay. Di avervi fatto un po' di compagnia, vi mando un abbraccio, un bacio e ci vediamo nel mukbang. Ok. Ciao. Ciao.